Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Siamo al cuore del cammino quaresimale e il Vangelo della liturgia di oggi inizialmente presenta Gesù che commenta alcuni fatti di cronaca. Mentre era vivo il ricordo di 18 persone morte sotto il crollo di una torre, raccontano di alcuni Galilei che Pilato aveva fatto uccidere. Ed c'è una domanda che sembra accompagnare queste tragiche notizie. Di chi è la colpa di questi terribili fatti? Forse quelle persone erano più colpevoli di altre e Dio li ha punite? Questi sono interrogativi che tornano sempre attuali quando la cronaca nera ci opprime e ci sentiamo impotenti dinanzi al male. Spesso viene da chiedersi, ma si tratta forse di un castigo di Dio questo? È Lui a mandare una guerra, una pandemia per punirci dei nostri peccati? E perché il Signore non interviene? Dobbiamo stare attenti. Quando il male ci opprime, rischiamo di perdere lucidità. E per trovare una risposta facile a quanto non riusciamo a spiegarci, finiamo per incolpare Dio. Tante volte la brutta e cattiva abitudine delle bestemmie viene da qui. Quante volte attribuiamo del mondo a Lui, che invece ci lascia sempre lì, a Lui che non usa mai violenza e anzi soffre per noi e con noi. Gesù infatti rifiuta e contesta con forza l'idea di imputare a Dio i nostri mali. Quelle persone uccise da Pilato e quelle morte sotto la torre non erano più colpevoli di altre e non sono vittime di un Dio spietato e vendicativo, che non esiste. Da Dio non può mai venire il male, perché Egli non ci tratta secondo i nostri peccati, ma secondo la sua misericordia. È lo stile di Dio. Non può trattarci altrimenti. Sempre ci tratta con misericordia. Ma invece di incolpare Dio, dice Gesù, bisogna guardarsi dentro. È il peccato che produce la morte. Sono i nostri egoismi a lacerare le relazioni. Sono le nostre scelte sbagliate e violente a scatenare il male. A questo punto il Signore offre la vera soluzione. Qual è? La conversione. Se non vi convertite, dice il Signore, perirete tutti allo stesso modo. È un invito pressante, specialmente in questo tempo di Quaresima. Accogliamolo con cuore aperto, convertiamoci dal male, rinunciamo a quel peccato che ci seduce, apriamoci alla logica del Vangelo, perché dove regnano l'amore e la fraternità, il male non ha più potere. Gesù però sa che convertirsi non è facile e vuole aiutarci a questo, che tante volte ricadiamo negli stessi errori, negli stessi peccati, che ci scoraggiamo e magari ci sembra che il nostro impegno nel bene sia inutile in un mondo dove il male pare regnare. E allora, dopo il suo appello, ci incoraggia con una parabola che racconta la pazienza di Dio. Dobbiamo pensare alla pazienza di Dio. La pazienza che Dio ha verso noi. Ci offre l'immagine consolante di un albero di fichi che non porta frutti nel periodo stabilito, ma che non viene tagliato. Gli si concede altro tempo, un'altra possibilità.
A me piace pensare che un bel nome di Dio sarebbe il Dio di un'altra possibilità. Sempre ci dà un'altra opportunità, sempre, sempre. Così è la sua misericordia. Così il Signore fa con noi. Non ci taglia fuori dal suo amore, non ci perde d'animo, non si stanca di ridarci fiducia con tenerezza. Fratelli e sorelle, Dio crede in noi, Dio si fida di noi e ci accompagna con pazienza, la pazienza di Dio con noi. Non si scoraggia, ma ripone sempre speranza in noi. Dio è padre e ti guarda da padre, come il migliore del papà. Non vedi i risultati che non hai ancora raggiunto, ma i frutti che potrai ancora portare. Non tiene il conto delle tue mancanze, ma incoraggia le tue possibilità. Non si sofferma sul tuo passato, ma scommette con fiducia sul tuo futuro. Perché Dio ci è vicino a noi, Lui è vicino a noi. Lo stile di Dio non dimentichiamo. Vicinanza, Lui è vicino. Con misericordia e tenerezza. E così ci accompagna Dio, vicino, misericordioso e tenero. Chiediamo dunque alla Vergine Maria che ci infonda speranza e coraggio e che accenda in noi il desiderio della conversione. Angelus Domini, nunc si habet Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione in gloria perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l'Ucraina, un massacro insensato, dove ogni giorno si ripetono scempi e atrocità. Non c'è giustificazione per questo. Supplico tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante. Anche questa settimana
missili e bombe si sono abbattuti su civili, anziani, bambini e madri incinte. Io sono andato a trovare i bambini feriti che sono qui a Roma. Uno gli manca un braccio, altro ferito alla testa. Bambini innocenti. Penso ai milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire lasciando indietro tutto e provo un grande dolore per quanti non hanno nemmeno la possibilità di scappare. Tanti nonni, ammalati e poveri, separati dai propri familiari. Tanti bambini e persone fragili restano a morire sotto le bombe, senza poter ricevere aiuto e senza trovare sicurezza nemmeno nei rifugi antiaerei. Tutto questo è disumano, anzi è anche sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana. Soprattutto contro la vita umana indifesa, che va rispettata e protetta, non eliminata, e che viene prima di qualsiasi strategia. Non dimentichiamo, è una crudeltà disumana e sacrilega. Preghiamo in silenzio per quanti soffrono. Mi consola sapere che alla popolazione rimasta sotto le bombe non manca la vicinanza dei pastori che in questi giorni tragici stanno vivendo il Vangelo della carità e della fraternità. Ho sentito in questi giorni alcuni di loro al telefono, come sono vicino al popolo di Dio. Grazie, cari fratelli, cari sorelle, per questa testimonianza e per il sostegno concreto che state offrendo con coraggio a tanta gente disperata. Penso anche al nunzio apostolico, appena fatto nunzio, Monsignor Visvaldas Kulbokas, che dall'inizio della guerra è rimasto a Kiev, insieme ai suoi collaboratori e con la sua presenza mi rende vicino ogni giorno al martoriato popolo ucraino. Stiamo vicini a questo popolo martoriato. Abbracciamolo con l'affetto e con l'impegno concreto e con la preghiera. E per favore non abituiamoci alla guerra e alla violenza. Non stanchiamoci. Non stanchiamoci di accogliere con generosità, come si sta facendo non solo ora nell'emergenza, ma anche nelle settimane e nei mesi che verranno. Perché voi sapete che nel primo momento tutti ce la mettiamo tutta per accogliere, ma poi l'abitudine ci raffredda un po' il cuore e ci dimentichiamo. Pensiamo a queste donne, questi bambini che col tempo, senza lavoro, separati dai suoi mariti, saranno cercate degli avvoltoi della società. Proteggiamoli, per favore. Invito ogni comunità e ogni fedele a unirsi a me venerdì 25 marzo, solennità dell'Annunziazione, nel compiere un solenne atto di consacrazione dell'umanità, specialmente della Russia e dell'Ucraina, al cuore immacolato di Maria, affinché lei, la regina della pace,
ottenga al mondo la pace. Saluto tutti voi, romani e pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. In particolare saluto i fedeli di Madrid. Il gruppo internazionale Agorà degli abitanti della Terra, i medici e i soccorritori del servizio di emergenza 118, il rinnovamento carismatico cattolico Caris, che è l'unico riconosciuto ufficialmente, Caris, non altri, e i membri del movimento dei focolari. Saluto il piccolo coro dell'Antoniano di Bologna con la banda della Polizia di Stato, il coro Ensemble Vox Cordis di Fornovo San Giovanni, il coro San Vincenzo Grossi di Pizzighetone, i ragazzi della professione di fede di Angera, Sesto Calende e Ternate, il pellegrinaggio della diocesi di Asti e i fedeli di Venezia e Sassari. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.